Buongiorno a Monica Mai, la nostra dietista, che ritroviamo puntuale tutti i giovedì mattina per darci delle chicche sulla nostra alimentazione, su come alimentarci bene. Ciao Monica. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Monica, l'argomento che affrontiamo oggi è molto importante secondo me. E sì, parliamo di idratazione perché in realtà in inverno beviamo poco e noi dovremmo, come tu sai bene, rimanere sul litro e mezzo, 2 litri al giorno di liquidi. Di liquidi che potrebbero essere acqua oppure tisane o tè, certo, non zuccherati ovviamente. Certo, questo l'abbiamo sempre detto, sì. Ok, e com'è possibile fare una cosa del genere? Perché molti riscontrano davvero tante difficoltà a bersi un paio di litri di acqua al giorno. Questo sono d'accordo con te, bisognerebbe cercare. Beh, diventa una programmazione anche questa. Ci vengono anche in aiuto adesso un sacco di bottiglie molto belle, molto trendy. Allora io mi metto il mio quantitativo, almeno durante la mattinata, il mio litro, e cerco di berlo a piccoli sorsi, non tutta in una volta, ma proprio distribuita durante tutta la giornata. E facciamo molta attenzione anche alla temperatura. L'acqua molto fredda può creare un abbassamento della temperatura del mio stomaco e quindi creare delle condizioni di piccole congestioni, quindi, o comunque dei dolori. Quindi non vi dico proprio acqua a temperatura ambiente, però non eccessivamente fredda. Ecco, l'apporto di liquidi può avvenire anche tramite gli alimenti, ma in quali percentuali? Assolutamente sì. Considerevoli o meno? Allora, tieni presente che frutta e verdura sono gli alimenti che contengono acqua in percentuale maggiore. Forse in un'altra puntata avevamo fatto l'esempio del melone e dell'anguria che ci vengono date in estate, ma perché in realtà abbiamo bisogno più di acqua, abbiamo una dispersione di acqua maggiore e loro ne contengono addirittura quasi il 90%. Poi si va scendendo, quindi carne, pesce, uova, formaggi ne contengono circa il 50, 60, 70%, pasta ancora meno, fino addirittura ad arrivare per esempio all'olio e allo zucchero che non ne hanno assolutamente. Certo, che sono importanti per altre cose, ma non, certo, ovviamente non contengono acqua. E quindi, insomma, bere è importantissimo. C'è da dire che spesso noi beviamo solo quando abbiamo lo stimolo della sete, il che è tardi. È tardi, hai ragione, quindi sarebbe meglio non dare retta in questo caso al nostro organismo, ma, come ti ripeto, cercare durante la giornata di a piccoli sorsi, ma portare almeno a casa 1,5 litri di... Anche per mantenere un livello di idratazione costante, certo, durante la giornata. Certo. Perché certo, altrimenti arriviamo disidratati e poi dobbiamo farci il litro di acqua tutto il giorno. Assolutamente. Volta. Apro una piccola parentesi, scusami. È vero che le spremute e i succhi ci portano anche in questo caso dei liquidi. Teniamo presente che un eccesso di zuccheri semplici bene non fa, quindi non posso considerare 1,5 litri sotto forma di succhi di frutta. Certo, certo. Senti, poi sull'acqua ci sono, mi dicevi, delle false credenze. Assolutamente sì, le linee guida di indirizzo nazionale sull'alimentazione le hanno descritte molto bene. Per esempio, spesso viene chiesto l'acqua, ne bevo poca perché ha calorie. In realtà l'acqua è un nutriente perché abbiamo bisogno. Siamo fatti acqua, abbiamo bisogno d'acqua, in realtà non ha calorie. Non ha calorie l'acqua, quindi siamo belli tranquilli. E quindi non fa ingrassare. Quando ci dicono di bere, ma io dopo mi si gonfia la pancia, perché non è così, poi la eliminiamo subito. Ok, comunque serve per ripulire l'organismo. Assolutamente sì. Non è vero che l'acqua va bevuta necessariamente al di fuori dei pasti. Questa è una cosa semplicemente individuale. Al limite, se io eccedo in una quantità durante il mio pasto, posso allungare i tempi della digestione, ma niente di che, non mi va a inficiare nessun tipo di meccanismo, insomma. Senti, invece quelle donne che adducono questa scusa dicendo che provochi ritenzione idrica bere troppa acqua. No, in realtà non è così. La ritenzione idrica è dovuta ad altri meccanismi di tipo a volte anche patologico o all'eccesso del sale. Tieni presente che quest'anno la nostra regione, quindi la regione Emilia-Romagna, è un progetto che è già partito da qualche anno, però è partita con delle campagne per il controllo del sale. Pensa che addirittura era stato chiesto ai nostri panificatori di ridurre il sale all'interno del pane. Ecco, quindi... questo ritengo sia molto importante. E l'acqua gassata?
l'acqua gasata può darti una sensazione di gonfiore momentaneo, ma tutto qua, non è vero che mi crea gonfiore, mi fa trattenere più liquidi, è più no, assolutamente no, è come l'acqua naturale, è una questione di gusto e di sensazione momentanea, insomma. E poi molto personale, ecco, sì, sono d'accordo con te, delle scelte. E poi vedo anche qualcosa riguardo alle saune. Ah, sì, sì, in realtà uno dice, ma ho fatto la sauna, ho perso peso. Non abbiamo perso peso facendo la sauna, in realtà abbiamo perso dei liquidi che poi integrandoli con l'alimentazione e l'acqua che beviamo, insomma, rimaniamo di quel peso lì, dai, sì, non è che perdiamo del grasso, sì, perdiamo solo dei liquidi, sì, che poi andremo, sì, ad integrare con la nostra porzione di acqua necessaria. Ringraziamo anche oggi Monica Mai, purtroppo il tempo quando siamo insieme vola, devo dire, perché sono sempre cose molto interessanti. Grazie. Quindi ci ritroviamo poi a presto, insomma, la settimana prossima. Grazie. Perfetto. Monica, ricordiamo ancora il tuo sito internet, che è www.monicamai con la i finale di jolly.it. Grazie Monica e buona giornata. Grazie a voi. Radio Sound.